Buongiorno, benvenuti al consueto appuntamento con il sindaco Bizzozzero. Oggi, buongiorno sindaco, buongiorno oggi volevamo porle due domande che ci sono pervenute dai nostri ascoltatori. La prima è la seguente, e riguarda il tema del palazzetto. Le leggo testualmente la lettera. Mi sembra che c'è una penale se non vengono rispettati i termini di consegna da parte della Turra. A quanto ammonta questa penale? Verrà concessa la proroga alla Turra? Quali sono gli scenari possibili che si prospettano? Con stima, Giuseppe. Salutiamo Giuseppe intanto. Salutiamo Giuseppe, grazie. Assolutamente. Allora, penale, c'è una penale prevista dalla convenzione di 5.000 euro al giorno, per ogni giorno di ritardo. E la seconda questione penale? E se verrà concessa la proroga. Non esiste al momento alcuna richiesta formale di proroga, per cui è un problema che ci porremo nel momento in cui dovessero chiederci una proroga. Al momento richieste ufficiali non ve ne sono e quindi non è un problema che posso, per fortuna almeno questo, prendermi il lusso di non pormelo per ora. E quindi gli scenari che potrebbero svilupparsi nell'immediato praticamente? Quali potrebbero essere? Questi si muovono e concludono quest'opera, o altrimenti non riusciranno a stare i tempi e quindi chiederanno, immagino, questa proroga di cui tanto si parla, ma che formalmente adesso non ci è stata richiesta. E noi valuteremo lì così, e poi diventa difficile la scelta, perché se si dà una proroga e poi questa di nuovo non viene rispettata e se ne chiede un'altra, andiamo alle calende greche. D'altro canto però interrompere tutto vuol dire rimetterci in un ginepraio che non finisce più. È una situazione davvero molto, molto difficile da gestire. Io preferisco rimanere alle cose che abbiamo, e le cose che abbiamo sono una società che ha un obbligo contrattuale verso il nostro comune di costruire quest'opera, che sta facendo dei lavori, non so quanto velocemente, io non mi intendo nel mio lavoro, ma non mi sembra così velocemente, ma se loro sono tranquilli sul fatto che resteranno nei tempi, buon per loro, altrimenti ci sarà l'applicazione della convenzione come previsto dalla legge. Sembra quasi stregato questo palazzetto, visto anche gli anni precedenti, ricordiamo il vecchio palazzetto che rimase abbandonato, e adesso sembra quasi che la storia si ripeta. La storia si ripete, perché purtroppo io credo che anche in questa seconda occasione chi ha fatto questa scelta ha commesso lo stesso errore che era stato commesso all'inizio. Non si può pensare di costruire delle cattedrali adatte per delle grandi città in una cittadina importante, perché siamo una città importante, però non siamo né Milano né Roma, qui vivono 40.000 persone, non 4 milioni. E allora questo credo che finisce sempre con complicare le cose, perché questa è un'opera molto costosa per chi deve fare i lavori, siccome se li sono accollati loro i costi con il meccanismo del project financing, e quando un'opera è così costosa è molto anche rischiosa la sua realizzazione. Stiamo a vedere, insomma, fino a maggio le cose stanno in questi termini, poi quando a maggio verrà raggiunto il termine previsto dalla convenzione tireremo le somme. Certo, in questo momento io non sono né contento né tranquillo, anzi comincio a essere piuttosto seccato e anche arrabbiato. Ok, abbiamo un'altra domanda che ci pone un ascoltatore di nome Claudio. Signor Sindaco, visto che ha parlato delle troppe tasse che i cittadini e gli imprenditori devono versare allo Stato, come mai in un momento così difficile ha raddoppiato la tassa agli ambulanti del mercato? Io, dice bene questo signore, perché dice che io ho parlato, è molto corretto quello che ha scritto, di troppe tasse che i cittadini pagano allo Stato, non al Comune, perché al Comune si pagano pochissime imposte. Tanto per capirci, se oggi è stato calcolato, noi versiamo nelle casse degli enti pubblici, Stato, Regione, Comuni, Province, in termini di tasse in senso lato, genericamente usiamo il termine tasse, no? Tributi di vario tipo, imposte di vario genere. Se sommiamo le imposte dirette alle imposte indirette e ci mettiamo poi gli oneri sociali, ormai noi siamo abbondantemente sopra il 70% del reddito che uno produce, ci avviamo all'80%.
Di questo 70-80%, se fate conto di quanto incassa il comune, siamo nell'ordine dell'1-2% a seconda che i comuni applichino o meno l'addizionale IRPEF. Allora, se io cedo in termini di imposte l'80% del mio reddito, siamo bassi, 70%, di cui di questo 70 il 2% va al comune. Io sono legittimato ad arrabbiarmi col comune o con lo Stato che si intasca il 68% almeno di questo 70? Il mio discorso è esattamente questo. Il comune di Cantù, per andare nello specifico alla domanda, applicava delle tariffe per l'utilizzo degli spazi degli ambulanti che erano assolutamente fuori dalla storia, le più basse, in assoluto le più basse del nostro territorio provinciale, ma profondamente più basse. Non è vero che noi le abbiamo raddoppiate, non è vero che l'abbiamo fatto noi intanto, perché questa decisione è una decisione assunta dalla precedente amministrazione, però è vero, perché non bisogna essere reticenti, che noi avremmo potuto cambiarla, quella decisione presa dalla giunta precedente. Non l'abbiamo cambiata, non porterà ad un raddoppio delle tariffe, ma porterà ad un aumento delle tariffe, che renderanno le tariffe per l'occupazione del suolo pubblico da parte degli ambulanti per i mercati in linea con gli altri comuni, con la media degli altri comuni, non più alta degli altri comuni, più bassa di quelli che hanno, e ce ne sono di molto vicini a noi, che hanno tariffe decisamente più alte. Quindi non raddoppia, semplicemente va in linea con gli altri comuni. È una decisione assunta dalla precedente amministrazione, però noi non l'abbiamo revocata e potevamo farlo semplicemente perché riteniamo che sia giusto, perché le cifre che venivano pagate adesso erano davvero insignificanti. Aggiungo che c'è anche un altro motivo per cui la differenza tra le imposte pagate allo Stato e le imposte pagate al Comune sono molto differenti. Non c'è solo una questione di quantità. Paghiamo molto, ma molto, ma molto di più allo Stato di quanto non paghiamo ai Comuni. Ma c'è un'altra questione. I soldi che lo Stato incassa, togliendoli ai cittadini in termini di imposte, abbiamo visto che per buona parte fanno una fine che non è quella che dovrebbe essere la fine tipica del gettito erariale. Non vengono utilizzati per garantire servizi sempre migliori e sempre più efficienti ai cittadini. E infatti questo, come tutti gli altri governi che l'hanno preceduto, almeno negli ultimi 25 anni, taglia in maniera vergognosa i servizi ai cittadini. Tagliano in sanità, tagliano alla scuola, insomma servizi fondamentali per la qualità della vita delle persone. Non toccano invece gli sprechi inauditi che in questo paese ci sono. Allora io pago, dato 100 il mio reddito, io pago da 70 a 80, diciamo 70, di cui 2 do al comune, 68 do allo Stato. E di questo 68 una bella fetta viene utilizzato per consentire ai signori che comandano nei luoghi deputati a gestire il potere, regioni, Parlamento, eccetera, di comprarsi yacht, abbiamo visto, cronaca quotidiana, macchine molto costose, per pagarsi le vacanze, per pagarsi la manicure, il parrucchiere, il centro estetico, il centro benessere, per strapagarsi cibi luculiani, insomma una indecenza totale. Il 2% invece che finisce dentro le casse del comune, a che cosa serve? Serve per garantire servizi ai cittadini direttamente, questa è una cosa controllabile. Noi abbiamo tagliato tutto quello che si poteva tagliare. La nostra giunta è composta, come sapete, da 5 assessori e non da 9 come le precedenti, meno di così è impossibile perché questi 5 fanno i salti mortali per rimanere dentro le possibilità umane di gestire un comune, ricevono al netto delle imposte circa 650-700 euro per ciascun assessore, il sindaco il doppio, io arrivo intorno ai 1400-1500 euro netti. Non posso rinunciarvi perché io, a differenza dei pargoli di note famiglie italiane, tipo si cita sempre la famiglia Agnelli, non ho la fortuna né la possibilità di vivere di rendita e quindi non posso permettermi il lusso di lavorare gratis. Dedichiamo tutti quanti molto tempo all'attività di sindaco e di assessori e io credo che chi dedica del tempo lavorando anche, fra l'altro, riteniamo bene,
debba essere pagato. E per quanto mi riguarda, se potessi, ma la legge non me lo consente, aumenterei quei 700 miseri euro che diamo ai nostri assessori, ai miei assessori gliene darei molti di più, li tirerei come minimo in pari rispetto a quello che prendo io, però la legge non me lo consente e non mi consente neppure di ridurre il mio di stipendio, che non intendo ridurre perché è meno di 1500 euro, mia moglie mi dice ma cosa stai a fare in comune, torna a casa e occupiamoci d'altro. Non sono disposto ovviamente a ridurre questo, perché ritengo che invece da ridurre siano ben altre cose. Per esempio tutti quei benefits allucinanti, quei privilegi allucinanti che consiglieri regionali e parlamentari del nostro paese ricevono continuamente. Ecco, lì bisogna ragionare. Allora mi fa sorridere che qualcuno dica: il sindaco dice così sulle imposte, allora io non pago le imposte comunali. Se qualcuno non paga le imposte comunali, non ci perdono in termini di privilegi i dipendenti comunali, i dirigenti o il sindaco, gli assessori, ma ci perdono i cittadini stessi in termini di servizi. Se invece non paghiamo una parte delle imposte allo Stato, togliamo ossigeno ad un sistema che è un sistema indecente, che utilizza i nostri soldi per mantenere dei benefici, dei privilegi, degli sprechi inauditi. Ok, perfetto. Grazie mille, alla prossima settimana. A voi.